Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere l'esercizio numero 30 del mio metodo Easy Slap. Questo numero 30 arriva da un trittico, cioè 20, 28, 29 e 30 sono fatti sullo stesso giro, in cui di base abbiamo Si bemolle, e tu pensali all'inizio ad ottave, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle. Quindi ti dicevo prima che anche il 29 e il 28 erano delle variazioni ritmiche, quindi ti facevano vedere quante possibilità ci sono su questi quattro, chiamiamoli ipotetici accordi, e possiamo veramente esplorare tantissime possibilità diverse. Il movimento deve essere bene o male quello in cui pensiamo a colpire l'ottava bassa e l'ottava alta con questo movimento un po' alla Flea dei Red Hot Chili Peppers. Allora, nel 30 anche qua abbiamo due groove da studiare separatamente, poi volendo metterli insieme suonando due volte uno e due volte l'altro. Partiamo con il Si bemolle, con questa figurazione che avevamo già visto come insidiosa, il tattaata, sedicesimo, ottavo strappato e ultimo sedicesimo strappato. Quindi abbiamo tab, plac e poi di nuovo plac. Attenzione al ritmo. Qua cado sempre sul Si bemolle per farti sentire dov'è il battere dopo. Se invece vado a leggere quello che c'è dopo, devo spostare col dito 1 sul Do, che è poi il secondo quarto. Chiaramente non sarà poi da 1, da un quarto, ma qua dovremo fare Do, Do acuto e Do di nuovo basso, quindi tam, tac e tam. I primi due sono ravvicinati perché sono due sedicesimi, il terzo è un ottavo. Quindi primo, quarto e secondo. Estrapola questa prima parte e cerca di muoverti bene. Poi quando funziona tutto, allora vai avanti. Il terzo quarto va sul Re bemolle. Abbiamo di nuovo il sedicesimo, ottavo e sedicesimo, però in questo caso andiamo a suonare tam, sedicesimo, plac, ottavo e plac con ghost note. Poi cadremo su Mi bemolle, quindi adesso ti faccio vedere il movimento. Qua, se guardi in partitura, te l'ho segnato come P2, vedi, siamo al terzo quarto, Re bemolle, tam, plac, ottavo, e poi ho P2, che è un altro plac fatto con il medio. Quindi io quando strappo posso strappare sia con l'indice, due volte con l'indice, che invece, come ho scritto qua, quindi puoi farlo comunque in tutti e due i modi. Ma anche vedevo sul primo in Si bemolle, davo anche questa possibilità. Quindi fare il secondo strappato con il medio. Io prima l'ho fatto tutto con l'indice, ripeto, vanno benissimo tutti e due. Poi vedrai tu quale è più comodo per te. Qua sono dei suggerimenti, anche le posizioni di diteggiature, però poi in un secondo momento potrai farlo come meglio credi assolutamente. Quindi suoniamo l'esercizio lento, iniziale. Allora, 3 e 4. Vedi qua, quando sono sul Re bemolle, posso sfruttare la ghost note per muovere già la mano, per anticipare un pochino il movimento della mano. Questa cosa poi ci tornerà utile più avanti, dove proprio le ghost note
spesso sono state pensate per dar tempo alla mano di spostarsi, perché si possono prendere in diverse zone. Nel secondo invece groove ripartiamo dal si bemolle, anche qua un doppio strappato che consiglio P1 e P2, ma che puoi benissimo anche fare solo con uno. Chiaramente se ti abitui con l'1 e il 2 sarà più veloce. Potrai essere anche veloce quanto vuoi, sempre con uno, ma se ti abitui con due, a certe velocità poi farà comunque la differenza. Dopo aver fatto questo, vado sul Do e faccio due thumb sedicesimi e un placco ottavo. Quindi attenzione che la figurazione va un po' a ribaltarsi. Io ho ottavo più due sedicesimi nel Si bemolle e due sedicesimi e ottavo sul Do. Terzo quarto abbiamo di nuovo il nostro ta-ta-ta. Questa volta ad esempio lo consiglio con 2P, quindi non ho più messo il P2, francamente non so perché, però probabilmente solo per dire che posso comunque farlo come voglio. Qui andiamo a fare, spostiamo, attenzione perché l'ultimo sedicesimo, poi hai subito dopo un altro sedicesimo in Mi bemolle questa volta, e qua facciamo Mi bemolle, thumb, plunk e thumb, sedicesimo, sedicesimo e ottavo. Proviamo a suonare solo il secondo groove, te lo faccio vedere in primo piano. E poi infine te lo faccio sentire anche con una base di batteria, perché comunque è sempre importante, una volta che l'hai studiato bene singolarmente e ti sembra più o meno a posto, comunque avere una riconferma che lo stai facendo giusto, quindi utilizzare un metronomo oppure, meglio ancora, ti diverti di più, una batteria è molto comodo. Io qua sto usando Groove Scribe sul mio sito. Se vai in alto a destra trovi tutti i link, c'è anche una pagina con diverse batterie già preimpostate in cui è importante andarsi a scegliere tu la velocità su cui farle. Allora facciamo il primo, li prendiamo separatamente, 3 e 4. Invece il secondo, 3 e 4. Molto bene, ok, siamo arrivati alla fine di questo video, adesso hai tutti gli elementi per pulire il tuo suono, per portarlo su in velocità. Io ti auguro un buono studio, vai a dare un'occhiata ai miei lavori e agli altri video, ce ne sono tantissimi. Adesso Easy Slap lo sto cercando di mettere in ordine, di fare un po' tutti i tutorial di tutti gli esercizi, e ce ne sono già tantissimi. www.carlochirio.com. Ciao, noi ci vediamo alla prossima, a presto. Thank you.